Siamo qui alla fine della 13ª edizione di Cultura d'Estate, siamo con il dottor Luca Pasquini, assessore alla cultura del Comune di Carpegna. Cos'è Cultura d'Estate? Ma come dice, intanto grazie a Tele Radio Carpegna per averci dato visibilità, quindi trovate molti eventi su YouTube, sono state 9 incontri, 9 serate, e si chiama Piccolo Festival di Musica, Parole e Immagini, quindi in definitiva ci sono delle serate con delle conferenze, per esempio abbiamo fatto una bellissima serata in piazza con la guida Fabio Fraternale di questo palazzo e anche della Rocca di Sasso Corvara e di altri castelli del Montefeltro, parlando del Montefeltro. Un'altra serata l'abbiamo dedicata a Frank Sinatra con il maestro Bastianelli, una pianista russa qui in piazza, quindi eventi molto partecipati perché era il trentesimo anno della morte di Frank Sinatra. E abbiamo fatto una bella serata di poesie nel giardino di mezzanotte, e una serata veramente molto partecipata, poesie recitate da autori del Montefeltro e di Carpegna con degli ospiti di eccezione che erano dei video di Ungaretti e di Alda Merini, un format diciamo tra virgolette che con della musica dal vivo dedicata, delle canzoni con testi poetici di Battiato e di De André, una cosa che sarebbe bella ripetere anche tutti gli anni con degli ospiti nuovi. Quindi ecco, è un percorso con musica, conferenze, incontri, tutto dedicato il più possibile al nostro territorio. E adesso, a parte Frank Sinatra, qualche ospite ci deve essere anche di rilievo internazionale, e soprattutto che cerca di realizzare degli eventi, ripeto, con almeno 150 persone di media tutte le sere, perché ormai è un suo pubblico, negli scorci più caratteristici di Carpegna: Giardino di Mezzanotte, Piazza Conti, il Palazzo dei Principi, e l'abbiamo fatto a volte anche al Museo dei Borghi di Castacciaro, alla Pieve di Carpegna. E poi quest'anno, a corollario di Cultura d'Estate, c'era questa bellissima mostra importante che ha avuto un grande successo, e vi consigliamo di venirla a vedere perché si sono aggiunti 4 pannelli molto belli dedicati a Khaled Assad, questo archeologo trucidato dall'ISIS, delle immagini di Palmira spettacolari nel dramma e nella sua bellezza di questa città romana. Questa è una mostra di rilievo internazionale perché andrà in Australia in ottobre, dedicata a Rotondi, quindi alla storia del salvataggio in questo palazzo di circa 10.000 opere tra le più importanti d'Italia, ma anche a tutto il salvataggio e la protezione delle opere d'arte, dei monumenti in caso di calamità, quindi prima e seconda guerra mondiale, alluvioni di Firenze, terremoto in Nepal, terremoto d'Assisi. Quindi un bel percorso che è parallelo alle iniziative della Proloco, più popolari, e a quelle dell'Ente Parco. Quindi abbiamo fatto un cartellone con le iniziative della Proloco che sono andate benissimo, con tutti gli eventi delle associazioni di Carpegna, la Peraduno, la Festa del Prosciutto, il Vespa Day. In più questi 9 incontri con un aspetto un pochino più culturale, più particolare, ma molto frequentati, quindi popolare anche questa. Quindi è andata bene che questa 13ª edizione, edizione 2017, qual è lo scopo che vuole portare questo festival? Cosa vuole trasmettere questa iniziativa? Vuol dire che in un paese come il nostro, Carpegna, che ha una sua storia, sia turistica ma anche proprio dal punto di vista storico, una famiglia che ha dato i natali ai Montefeltro d'Urbino e ai Malatesta, possiamo permetterci di fare anche delle iniziative culturali di ampio respiro, oltre le varie sagre, la musica, che sono fondamentali anche quelle, proprio per far sì che anche un turista e anche i cittadini di Carpegna e del Montefeltro trovino come in altri posti turistici importanti d'Italia una gamma di offerte per cui possono giustificare la presenza di qualche giorno o una settimana a Carpegna, dove possono fare il VEA della natura con le attività dell'Ente Parco, Sasso Simone Simoncello, le attività più popolari con la musica e il divertimento della Proloco e l'assessorato alla cultura che realizza delle iniziative con uno spessore più culturale, con della musica più colta, con un taglio più culturale, ma sempre molto apprezzato e frequentato, non di nicchia. Non vuole essere un festival di nicchia, anzi. E quindi la gente di Carpegna risponde moltissimo, c'è un suo pubblico e poi soprattutto in molte interviste ai giornali e anche alla televisione. E quindi abbiamo avuto rilevanza anche mediatica e questo serve sempre per un paese turistico come Carpegna che ne dica qualcuno, è l'unico paese turistico dell'entroterra e deve rimanere un paese turistico perché ha solo quell'economia. Donna Clara mi dice di tagliare perché mi può buttare fuori dal palazzo e quindi, anzi, la invitiamo un attimo qui, Donna Clara. No, venga. Donna Clara, che la ringraziamo perché ci ha ospitato con questa mostra molto bella. Le faccio io un'intervista, prendo il ruolo di Nicolas. Le chiedo, le è piaciuta questa mostra in questo posto, indubbiamente importante?
però come ha potuto notare sono venute tantissime persone a visitare, certo, sì, e sì, di conseguenza pensiamo che anche vedendo questo spazio abbiano avuto la curiosità di visitare il palazzo, o no? Quindi la nostra mostra ha portato movimento a lei. Bene, siamo contenti, grazie. Ringraziare il comune per tutti le iniziative per i visitatori. Sì, anche indirettamente, esatto, abbiamo suscitato curiosità, quindi penso che siano aumentato il numero dei visitatori. Assolutamente, sì, sì. Bene, era questo che ci tenevo a far dire a Donna Clara. Certo. Concludiamo con questa domanda, perché l'assessorato al turismo non si ferma mai, sappiamo che in programma come tutti gli anni ci sarà anche cultura d'autunno. Sì, assessorato alla cultura e assessorato al turismo con Luca Salusi, che siamo insieme a un'equipe, la Stefania Mariotti e altri amici. Sì, stiamo già lavorando, alcune 4-5 incontri anche in autunno. Il problema dell'autunno e dell'inverno sono anche gli spazi, che Carpegna purtroppo è carente. E adesso stiamo cercando di realizzare un auditorium che potrebbe supplire, perché una serata come l'altra sera, con il mosaico live, che c'erano forse 350 persone, 400, fino a mezzanotte, hanno iniziato alle 9:20 e siamo stati benissimo, con una bella musica popolare e colta insieme, se facevo due gocce di pioggia toccava andare a casa, capito? A guardare porta a porta di Vespa, siccome a me non interessa molto porta a porta, sarebbe bello avere uno spazio dove se piove in un paese turistico, con la T maiuscola, l'avevamo, c'era il cinema, purtroppo è stato svenduto in modo vergognoso negli anni 80, adesso stiamo cercando e ci riusciremo, entro quest'altro anno faremo uno spazio nel centro del paese, un piccolo teatrino con un palco, i camerini, un ingresso separato, un piccolo foyer, come merita un paese come Carpegna, che non ha un teatro, non sarà il Teatro della Scala, ma è uno spazio nuovo, attrezzato, a norma, antisismica, che può ospitare quasi 100 persone, vi sembra poco? Io non ci sputerei sopra. Grazie. Noi ringraziamo Luca, che ci dà sempre molto da fare per il nostro paese con la P maiuscola. Grazie. Importanti le maiuscole, sì. Grazie, continui in questa strada perché hai fatto crescere molto il nostro paese. Ti ringrazio di questo, mi fai dei complimenti che fanno sempre piacere. Ripeto, c'è un gruppo di lavoro, c'è Antonio Baldani che oltre ad essere un amministratore è un tecnico eccezionale che si presta, lascia il lavoro e viene qui 2 o 3 ore prima a sistemare tutta l'attrezzatura, perché altrimenti non si riesce a fare niente. Soprattutto da fare avvicinare la cultura anche ai giovani. Certo, sì, come hai potuto notare, che tu hai ripreso tutte le sale, ci sono stati anche molti ragazzi, molti giovani, che abbiamo messo della musica di vario genere, sia più colta, più musica classica, ma anche una serata come il Caffè dei Due Mulini con la musica folk e cantautori. Quindi è un programma variegato e ripeto, sono ben accetti e accogliamo con favore qualsiasi suggerimento, non è che dobbiamo decidere noi le serate, se qualcuno ha dei consigli, delle idee da darci su incontri, conferenze, amici musicisti, perché le risorse sono poche, quindi ci appoggiamo molto a degli amici del territorio, però tutti di qualità medio-alta, sono ben accette, accogliamo con favore qualsiasi suggerimento per Cultura d'Estate 2018, che è la 14ª edizione. Grazie. Prego, grazie a voi. E buona estate ancora Carpegna, perché l'estate non è finita. Grazie.